Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buongiorno. Allora, siamo tornati in salotto a chiacchierare, sempre con i capelli corti, ormai l'extension non le metto più. E oggi di che cosa parliamo, Alberto? Parliamo di quante volte bisognerebbe o bisogna allenarsi in una settimana. Sì, perché è una cosa che chiedono un po' tutti, giustamente, no? Dai principianti quando iniziano alle persone anche più avanzate, il dubbio è sempre: ma mi alleno troppo, ma mi alleno troppo poco, e Esatto. se poi vado in sovrallenamento, Ma oddio, devo allenare il corpo una volta, due due volte alla settimana, volte. tre, quattro, cinque, una volta sola. Sono queste le problematiche che le persone hanno e non riescono a capire Come gestirle. come gestire. Come ci Esatto. si allena? Dipende. Dipende da Dipende mille da cose. mille fattori. Allora, da cosa cominciamo? Ma allora, intanto dipende dal tipo di persona che si approccia alla palestra, cioè parliamo di neofiti o di avanzati? Parliamo di natural o di doped? Perché anche qui c'è una bella C'è una differenza, bella differenza, no? sì, Parliamo di assolutamente. sovrallenamento, a volte quello che tante persone neofite non capiscono è che un atleta professionista si può permettere di fare allenamenti che durano 2 o 3 ore o addirittura allenarsi 2 volte al giorno, 2 o 3 ore alla volta, perché diciamo ha un recupero un po' diverso, no? Sì, poi c'è anche un fattore di esperienza dietro, perché c'è anche l'esperienza Un per fattore di allenarsi. esperienza, masse muscolari Masse che, no, che muscolare. spostano anche più energia, ma che poi ci si sa allenare in modo diverso, perché poi anche questo è importante, il come ci si allena. Io Certo. in un'ora riesco a dare il 200% in un allenamento, le persone normali in un'ora hanno fatto 3 quarti d'ora di chiacchierata al telefono o di Parliamo Instagram o di, di esatto, di Facebook. lavoro effettivo, però, perché è una discussione che ho fatto anche l'altro giorno, tra l'altro, con un mio cliente, che giustamente Esatto. lui diceva: io mi alleno di più perché ovviamente per sentire i muscoli e per avere la soddisfazione a livello muscolare ho bisogno di più tempo. Non è sbagliato neanche quello, tra virgolette, però dipende anche da questi fattori che la Barbara ha detto, nel senso che se sei un principiante e ti alleni 2 ore al giorno per 3 volte alla settimana con un'intensità elevata, cioè non è che sia il massimo, anche perché sei un principiante, sei un neofita, giusto? Sì, e in più c'è un altro pezzo che manca, ragazzi, che è sempre il discorso alimentare. Certo, va a dei. Cioè, se io mi alleno 2 o 3 ore al giorno e non mangio in modo adeguato, ho fatto solo un gran danno. O mangio troppo poco, o mangio in modo scorretto. Perché poi mangiare in termini di quantità caloriche, no? Uno dice: mangio 1000 calorie, basta assumere 1000 calorie che arrivano dalla pizza o che arrivano dal petto di pollo, sono sempre 1000 calorie. Sì, però noi dobbiamo nutrire i muscoli, quindi non è la stessa cosa, Sì, dipende no? anche dall'obiettivo finale che hai, perché quando ci si allena per Esatto. l'ipertrofia è un discorso, quando ci si allena Certo, per perdere peso è e un una muscolatura è un altro. altro. Dipende sempre da tanti fattori esterni. Comunque la programmazione è la cosa migliore, cioè nel senso che devi programmare proprio quante volte in base a tutti questi parametri, a tutti questi Sì, beh, un altro fattori. fattore diciamo, di difficoltà oggi è forse anche la vita frenetica che abbiamo tutti. Certo. Non si ha tempo di dedicare tempo all'allenamento, no? Quindi io in mezz'ora devo aver finito, tesoro, però in mezz'ora vuol dire che ti devi allenare poi tutti i giorni, no? Certo, sì. Cioè, accorcio, però poi la frequenza deve aumentare. Perché non posso allenarmi 3 volte alla settimana in mezz'ora E allora suddivido di più il corpo in una settimana, magari fai un gruppo muscolare al al giorno giorno, esatto. e Cioè, alleni il corpo in una settimana invece che nelle classiche 3 volte alla settimana.
Sì, io farei un esempio pratico. Vai. Pratico, vabbè. Arriva un cliente principiante e mi dice: Alberto, mi imposti una tabella d'allenamento? Allora io, a parte quando gli ho fatto l'anamnesi eccetera eccetera, chiedendogli un pochino di cosucce per vedere un po' la sua vita, com'è la sua vita quotidiana eccetera eccetera, se ha patologie, problemi particolari, gli imposto la tabella. Io inizialmente a un principiante gli imposto una tabella, allora ho una multifrequenza, cosa vuol dire? Che allena il corpo 2-3 volte, però fa tutti i gruppi muscolari. Dopo un certo periodo, dopo 6 mesi, io gli cambio la tabella, magari lo porto in monofrequenza. Tu come fai? Fai così, sì, fai le stesse cose? Più o meno. Poi dipende dalle esigenze delle persone, no? Cioè, sì, io parlavo di un principiante. Sì, eh? Sì. È ovvio che all'inizio, ragazzi, io sono sempre stata molto più sulla monofrequenza, perché è un discorso che abbiamo affrontato la scorsa settimana, sì, sì, esatto, al seminario, sì, che abbiamo fatto. Abbiamo proprio parlato di monofrequenza e multifrequenza, e le differenze proprio sono, diciamo, tra atleti avanzati e tra gente comune. Una persona normale che non si è mai allenata non può allenare una volta alla settimana un gruppo muscolare, perché non è sufficiente. Non ha la capacità. No, deve allenarlo almeno 2, a volte anche 3 volte. No, quindi si può gestire assolutamente. Anch'io sono più abituata a gestire un tipo di lavoro così, quindi una multifrequenza divisa in 3-4 allenamenti, e poi magari suddividere in una monofrequenza, sì, successivamente, quando uno è un po' più in grado di sapersi allenare. Perché poi il problema è anche questo, ragazzi, cioè noi intendiamo un'ora d'allenamento barra un'ora e mezza, no? Ma io intendo i quadrati, sì, certo. Cioè io dopo un'ora e mezza devo avere la lingua fuori. Purtroppo quello che si vede oggi nella palestra è stare un'ora e mezza spaparanzati, sì, sugli attrezzi, a guardare il telefono, a chiacchierare, a perdere tempo. Voi perdete tempo che è invece necessario per fare qualcosa di concreto. Verissimo. Guarda, io stamattina stavo facendo i dorsali in palestra, mi sono messo sulla lat machine, c'era un ragazzo che stava facendo la lat machine, a parte che la faceva in una maniera, vabbè, inguardabile, aveva caricato su 90 kg, ha fatto una serie, io avevo fatto 5 serie. Allora, quando io ho finito di fare i dorsali, lui aveva fatto solo 2 serie, certo. Sì, io ho fatto la stessa cosa ieri, ho fatto gambe e sono arrivata insieme a un ragazzo davanti al rack del bilanciere per fare lo squat, e ho detto: chi facciamo? Bim bum bam. Ma sono arrivato prima io, intanto grazie, perché voglio dire, siamo sempre dei signori, ma va bene così. Ho detto: ok, quante serie devi fare? 4 o 5. 4 o 5, che c'è già una differenza. Diciamo 4. Quanto tempo hai di recupero? Ma 1 minuto e mezzo, 2. Cioè tutto che non si sa neanche cosa sta facendo. No. Allora ho detto: fai una bella cosa, quando hai finito di fare queste 4 o 5 ripetizioni, tra una mezz'oretta e un'oretta, quando hai finito, con calma, io intanto vado di là alla scuola, perché purtroppo la nostra palestra ha gli attrezzi un po' sparsi, e il problema è che c'è sempre tantissima gente, anche alle 7 della mattina. E io ho detto: fammi un fischio, perché se tu finisci il tempo che io da là arrivo, c'è già qualcuno. Sì, sì. Allora, io ho fatto in tempo a fare 3 esercizi: uno all'hack squat, uno col bilanciere libero, e poi io sono ritornata alla squat. Ho fatto 5, 10, 15, 20 ripetizioni, e lui ancora non aveva finito. Io sono andata al rec e ho detto: ascolta, io ho praticamente fatto un allenamento, tu non hai ancora finito le 4-5 serie. Adesso ci sono io, perdonami. Abbiamo un problema. Dopo perché, 3/4 d'ora. Perché questo... Cosa ha fatto in questo? Cioè, si è perso. Ha guardato il telefono, si faceva i selfie, tutto tranne che allenarsi. Quindi ragazzi, in palestra non perdiamo tempo, cioè... Perché sennò è ovvio che non bastano le ore. No. Dovete stare in palestra 10 ore. Vabbè, comunque, ritornando al discorso di prima, allora l'allenamento va impostato in base, ovviamente, anche alle esigenze personali. Ovvio. Giustamente, come diceva lei, se uno ha tempo solo 40 minuti per andare in palestra, allora si suddivide il corpo. Cioè, si deve adeguare alla persona, certo. È individuale l'allenamento. Sì.
Però una cosa, un fattore molto importante che molti non dicono è che ogni gruppo muscolare, in base all'intensità, in base alla densità, se no qualcuno mi riprende, e in base alla frequenza, cioè scusate, in base ai carichi che si utilizzano, hanno dei tempi completamente diversi di recupero. Certo. Per esempio, i muscoli grossi hanno bisogno di più tempi di recupero. Certo. E per cui se fai le gambe magari il lunedì, allora rifarle il mercoledì. Se sei un atleta ovviamente principiante puoi anche farlo, perché tanto non riesci a raggiungere col primo allenamento. No, non raggiungi il massimo del esatto. Però insomma, se sei un neofita, se sei un atleta di un certo livello, anche hai bisogno di recupero comunque. Certo, c'è anche da dire che poi il corpo si adatta, perché se tu lo abitui a recuperare in tanto tempo, lui si adatta anche. Beh, io sono l'esempio. Infatti, l'eccezione, l'esempio. Non fate quello che faccio io, perché io sono abituata così da sempre, le mie gambe rispondono bene, per cui io vado dietro a questa risposta. Al di là che, ripeto, sono un'atleta avanzata e con tutto il resto del caso, ma io alleno le gambe praticamente un giorno sì, un giorno no. Beh. E non sento indolenzimenti, nel senso, ma le faccio seriamente, cioè non è che faccio finta di fare le gambe, no, assolutamente. Faccio le gambe, lui ne è testimone. Certo. I glutei come richiamo li faccio praticamente tutti i giorni. Quindi, e qualcuno ti dirà, ma non va bene. Ma non va bene, non perché va bene. Devi recuperare, perché devi dar tempo. Allora, mi mancano le gambe e i glutei, direi di no. Ma non mi sono dipende, sempre il dipende, perché è molto soggettivo, dipende da tanti fattori, e quelli che abbiamo prima. Bisogna andare dietro alle nostre carenze e ai nostri pregi, no? Ovvio che se mi mancassero le gambe sarei cretina ad allenarmi così, giusto? Certo. Ok, invece le mie gambe crescono così, perché più le alleno più le stimolo. Perché si sono adattate a questo tipo di lavoro. Sì, sono di questo del lavoro. Io, per esempio, ho provato un certo periodo a allenare, a fare una multifrequenza. Io tendenzialmente sono uno che tende a dimagrire. Se io faccio una multifrequenza, io fra... Perdi 10 kg. Una settimana perdo 10 kg. Certo, sì. E cioè, ci sono le prove, perché... Bisogna, mi conosce benissimo. Genetica, cioè un mesomorfo, un endomorfo non si possono allenare nella stessa maniera. Bisogna ovviamente adattarlo alle proprie caratteristiche, strutture e alle proprie esigenze. Io ho tanti clienti che mi dicono: io più di tre quarti d'ora non posso stare in palestra, perché poi mi alleno la mattina e devo andare a lavorare. Ok, giusto. Boh, però è tesoro, però ti spari altri due giorni di allenamento in più, perché in mezz'ora praticamente, ora che arrivi, ora che vai, sono passati tre quarti d'ora, quindi hai mezz'ora di allenamento. Uno, i tempi di recupero si abbassano, e quindi ragazzi, non si può pensare di mettere su massa allenandoci mezz'ora al giorno, perché anche lì l'obiettivo cioè bisogna essere onesti anche da parte nostra, come trainer, come coach, a dire alle persone quello che possono raggiungere, non cosa possono. Che pochi dicono, cioè io lo dico, allora hai mezz'ora a disposizione, non pensare di poter arrivare a fare certe cose, perché per fare quella cosa là ti serve fare un altro modo. No? Ti accontenti di essere in forma più o meno? Va bene, cioè piuttosto che niente, vieni in palestra. Sei un uomo, sei una donna, anche lì cambia. C'è una ragazza, comunque una donna, che vuole semplicemente essere magra e un po' tonica, non ha bisogno di stare in palestra 3 ore al giorno e ammazzarsi di pesi, no? Basta lavoricchiare un po'. In ogni caso, va bene, allora, il discorso della monofrequenza e della multifrequenza, l'importante è allenarsi, poi i risultati ci sono ugualmente, vanno certo. Solo adattati. Comunque, nel discorso del recupero, cioè delle volte che ci si deve allenare durante la settimana, allora, io ho conosciuto persone che si allenavano, facevano una double split routine, certo. Praticamente facevano due allenamenti al giorno, si allenavano la mattina e si allenavano la sera. L'abbiamo fatto anche ho provato, noi. Anch'io, infatti stavo arrivando a questo, io l'ho provato e per me non va bene, perché però l'ho fatto in un periodo che non avevo tempo, avevo la palestra, allora dovevo dividere gli allenamenti, perché sennò non riuscivo a seguire la palestra. Sì, anche per me non va bene, perché, ma secondo me per un semplice motivo, perché essendo persone molto esigenti quando ci alleniamo, allenarci 2 volte al giorno, 7 giorni su 7, lì veramente non si recupera più. Perché cioè, è un continuo, no? Cioè sì. Il corpo ha bisogno un attimo, cioè di pausa, anche perché non abbiamo
vent'anni, a vent'anni, trent'anni va tutto bene, tutto basta, basta buttare dentro lavoro, no? Più il volume di lavoro aumenta e più anche i muscoli crescono. Noi a una certa età dobbiamo anche un po' preservare le energie, perché sennò il giorno dopo costa cippa, oh, certo. Ma anche a livello mentale, assolutamente. Cioè diventa dopo troppo stressante. Certo, perché devi averci anche la testa per allenarti a un certo livello e andare, perché noi praticamente andiamo a cedimento, non lavoriamo sì, in massa, assolutamente. Sì. Ma e poi quando si dice, ma tanto il giorno dopo, ma non li ho recuperati i muscoli, oppure li ho recuperati, ma c'è anche la stanchezza generale, perché tu anche se hai fatto un muscolo il giorno prima, e poi il giorno dopo dici, tanto non sento lo stesso muscolo che ho fatto. Sì, però se io mi sono allenata la mattina alle 7 e poi mi devo allenare alle 2 del pomeriggio, già intanto sono già stanca. Perché ho già fatto l'allenamento. Esatto, sei stanca. E idem il mattino dopo, cioè ci sono troppe poche ore per recuperare. Per recuperare. Per noi che non abbiamo 20 anni, ok? Io mi ricordo che questo metodo lo facevo anche ai tempi quando gareggiavo, proprio quasi all'inizio, ti ricordi che mi allenavo la mattina, poi venivo al pomeriggio, poi facevo cardio alla sera, la mattina, tutto, cioè, il giorno praticamente passavo la giornata in pre... andava bene, neanche me ne accorgevo, mi ero adattata a quel tipo di sforzo, okay? Però lo facessi oggi cambia tutto, quindi ragazzi, tutto non è per tutti e bisogna imparare a conoscerci. Sì, perché se no altrimenti, cioè, facciamo solo danni, invece di migliorare peggioriamo. O meglio, sarebbe il caso che i nostri coach, allenatori, trainer, chiamate mazzole, che qui dico trainer, mi dicono, ma tu sei un coach, ma dico coach, no, ma sei una trainer. Sempre la stessa roba, siamo, ok, preparatori, allenatori, no, preparatori non mi piace, allenatori. E sarebbe meglio che il vostro allenatore capisse che cosa vi serve, perché voi vi mettete in mano a un professionista ed è lui che deve capire. Ovviamente ragazzi, anche noi non abbiamo la bacchetta magica, la sfera di cristallo, certo. Dobbiamo capire un po' anche noi come questo funziona il vostro corpo, lo capiamo nel percorso, nel momento in cui vi seguiamo, e poi anche noi, cioè, abbiamo bisogno di capire come siete, come certo. Rispondete eccetera certo. Eccetera, io infatti sempre all'inizio dico, allora non ti spaventare all'inizio, perché io sono un po' drastica, bro, diamo la botta iniziale per avere subito una risposta, un cambiamento, così anche le persone si motivano, no? E dopo, in base alla tua risposta, perdi peso, non perdi peso, ti stanchi, correggiamo settimanalmente, giusto, il tiro, a seconda di com'è la tua risposta fisica, fisiologica, mentale. Tutto va controllato. Cioè, non è che uno parte con un programma, ciao, arrivederci, per due ma mesi no, non si cava neanche più. Okay. Le modifiche magari durante il percorso, i piccoli accorgimenti, se vedi che non va bene una cosa gliela cambi, se vedi che ha delle problematiche glielo cambi. Cioè, questo esatto. È il lavoro che si fa normalmente se uno è un personal trainer con incontro coglioni, perché se no, alla fine, ti dai la tabella, ti saluto, ciao, arrivederci, ci grazie. Vediamo fra 8 settimane. Arriva col cash in mano, invece no, vanno fatti i check, vanno fatti i controlli, vanno fatte le dovute modifiche nel momento in cui c'è bisogno di fare dei cambiamenti. Questo nel frattempo cliccate like, cliccate. Attivate la campanellina e poi? E poi? Iscrivetevi al canale, mettete tanti link. No, l'ho detto perché poi magari alla fine mi dimentico. Sì, è così, cioè noi, almeno noi non lavoriamo noi, così, no. Sì. Lasciando le persone in balia di loro stesse, perché non è possibile farlo, cioè sono talmente tante le componenti di variabilità che bisogna essere in contatto. Io ho persone che mi scrivono quotidianamente, che mi mandano video, che mi mandano fotografie, perché poi magari sono persone che seguo online e quindi che non ho la possibilità di vedere, no, direttamente in palestra. Però così ci si riesce ad aiutare e anche voi capite come funziona il vostro corpo. Cioè, è abbastanza normale. Io ai miei clienti, quando mi chiedono qualcosa, gli dico, prima di fare una qualsiasi cazzata, piuttosto mandami un SMS, mandami un video, fammi vedere come fai l'esercizio, ma non fare di testa tua se non sei sicuro. No, certo. Evitiamo cazzate, evitiamo danni
poi successivi. Sì, sì, evitiamo che poi dopo uno si scoraggia, no, che non vede risultati e quindi dopo molla tutto. Perché ci vuole tempo. Se per dire persone dotate geneticamente in 2 o 3 mesi hanno un risultato oggettivo, magari ci sono quelle persone un po' meno dotate, certo, geneticamente, e non siamo tutti uguali, che ci mettono 6 mesi o un anno. Cioè, ma quello lì o quella lì in 2 mesi ha perso 10 kg. Tesoro, ma non siamo fatti tutti uguali. C'è chi risponde meglio e chi un po' meno, cioè... la genetica, poi bisogna capire anche come fanno le cose, perché qui come ti alleni, come mangi, perché esatto, anche lì io dico, se fai le cose bene, ragazzi, 1 più 1 fa 2. Ma io personalmente, quando mi alleno, potrei dimostrarvelo, vi faccio un video, io mi alleno 1 ora, 1 ora e 10 massimo, però io sono inquadratissimo, io arrivo, faccio un esempio, faccio 20 serie di dorsali, faccio 20 serie di tricipiti, e ci metto 1 ora e 10. Ma perché? Perché io sono inquadratissimo. Io ho bisogno di allenarmi in questa maniera perché il mio fisico ormai si è abituato a questo livello. È la stessa la barra, ma no, io personalmente non amo stare 3 ore in palestra, perché dopo un po' perdo la concentrazione, perdo l'energia, non c'ho più voglia e alla fine non vedo l'ora di finire e andare fuori dalle balle. Sì. Al di là che adesso noi stiamo parlando dell'allenamento in sala pesi, ok? No, questo vale per tutto. Però c'è gente che pretende in mezz'ora di allenarsi coi pesi, fare cardio, fare stretching. amore, cioè, se dobbiamo aggiungere anche tutto questo, sei almeno 1 ora e mezza. Certo. Perché tra il cardio e tra l'allungamento, comunque la mobilità che fate dopo l'allenamento, vuoi fare un quarto d'ora, 20 minuti di lavoro cardio, vuoi fare 20 minuti, mezz'ora, mezz'ora di allenamento vero e proprio la vuoi fare, mettiamo insieme tutto, guardi un po' il telefono, 1 ora e mezza, 2. Sì, va via subito. Cioè, noi adesso stiamo parlando di allenamento coi pesi. Sì, sì. Poi tutto il resto è un'aggiunta che si fa. È un'aggiunta, sì, sì, non c'entra niente, il cardio, il riscaldamento, eccetera, eccetera. È l'allenamento coi pesi. Allenamento coi pesi è stop, quello che facciamo noi. Sì. Adesso mi è venuto in mente che potremmo fare un bel video, il prossimo video magari, parlando un po' delle regole da tenere in palestra, perché bisognerebbe un po' educare le persone a capire cosa si deve e cosa non si deve fare in sala pesi, per evitare, uno, di non essere fuori luogo, due, di disturbare gli altri, e tre, di arrecare dei danni. Potremmo fare 1000 esempi. Adesso a me mi è venuto un lampo, un flash di una persona che, allora, ha lasciato, sapete quei bilancieri già montati che hanno 20-25 kg, no? Ha messo il bilanciere in piedi. Ah, sì, sì. Allora, fuori noi abbiamo un reparto, sì, è successo ieri. Sì, della palestra, che è all'aperto, molto bella, quindi si respira, si sta bene, ci sono un po' di attrezzi, un po' di bilancieri, ma non... Allora, questa ragazza aveva messo giù il tappetino. Allora, intanto, ragazzi, siamo tutti insieme in palestra, se voi prendete manubrio da 2 manubri da 4, 2 da 6, 2 da 8, 2 da 10, e ve li mettete tutti di fianco, più bilanciere, il monopolio dei pesi non si fa. Ma aveva messo il bilanciere praticamente in piedi e lei si era sdraiata sotto. Allora, basta una scemenza di un movimento che una persona può fare col bilanciere che c'era di fianco, un passo e il bilanciere ti cade in tetto. Cioè, ragazzi, anche se sono 10 kg, cioè, ti muore, ti spacca completamente, ti ammazza, ok? Non fa sicurezza, che ecco, non c'è. Bisogna imparare a educare le persone, perché secondo noi a volte fate le cose un po' senza pensare, no? In palestra ci si fa male, coi pesi ci si fa male. Ma sì, questo è un problema che c'è da molti anni. Io mi ricordo quando avevo le prime palestre, la gente proprio non ha riguardo, no, e non ha rispetto. Ci sono persone che lasciano bilancieri carichi ovunque, manubri carichi ovunque, c'è un disastro, c'è per cercare una... perché è gente che non è in grado di allenarsi, perché io che sono in grado di allenarmi e so che dopo si allena uno dopo di me, gli lascio i bilancieri e manubri nella stessa posizione, perché io se devo fare
non so, un esercizio uno dietro l'altro, devo metterci 4 ore per cercare un manubrio, cioè l'allenamento a quel paese. Normalmente, e lo dico anche a quelli che sono professionisti e tutte le persone che si allenano, cioè mettete a posto i pesi, perché è una questione di educazione per il prossimo. A meno che voi non siete in palestra da soli, per i cazzi vostri, allora fate quello che volete. Ma quando ci sono le altre persone intorno, dovete fare le persone educate e mettere a posto le cose. Soprattutto quelli che usano i pesoni. Se siete tanto bravi a sollevarlo, a tirarli, mettetevi questi pesoni, dovete essere anche tanto forti e gentili ed educati di rimetterli al proprio posto, perché la signora, la sciurapina che arriva e si vuole fare gli esercizi col bilanciere con 5 kg per parte, non è obbligata a doversi spaccare la schiena perché deve tirar via 100 kg di piastre, perché certo, voi siete stati maleducati. Quindi voi che usate i pesoni, tanto forti siete a usarli, tanto bravi dovreste essere a rimettere. Sì, hai ragione, però ormai è una lotta, è una lotta persa, una okay? Lotta persa. Però non si può fare un video, perché ci sono tante cose che saltano la mente, adesso in questo diventa momento divertente, esatto, anche da farvi e vedere. E poi anche gli, adesso abbiamo cambiato completamente il discorso, allora adesso mi vengono in mente tutte a raffica, anche gli specchi. Gli specchi ci sono in palestra per un motivo, non per andare a togliersi, non so, le caccole, no, oppure schiacciarsi il bruno fuori, perché io ho visto di quelle cose, sì. Cioè, oppure tirarsi via il pelo incarnito? Sì. Incarnito? Sì. Beh, pensa che ieri guardavo un video di una palestra a New York, la più bella palestra che c'è a New York, non faccio il nome per non fare pubblicità, vabbè, una palestra di non so quanti mila metri quadrati, e davanti a ogni postazione di panca o di mano c'è uno scaccolatore. No, c'è uno specchio privato. Ah, lo specchio privato. Uno specchio privato. Ah, così tu puoi fare quello che vuoi. È tuo. Ti puoi anche asciugare i capelli, fare la piega. No, non ci credo. Ma giuro. Vabbè, New York è così. Vabbè. Specchio privato, favoloso, lo voglio, favoloso. Così non mi ci si mette più davanti nessuno, sì, E anche quelli che ci si mettono dentro allo specchio, magari dietro di voi c'è poverino qualcuno, ma infatti, che si deve, cioè, guardare. Allora, ci sono i manubri davanti, cioè, quasi sono a un centimetro dentro dallo specchio. E tu che sei dietro, che stai facendo le aperture laterali? Non è che io faccio le aperture laterali perché mi voglio vedere, cioè, no, guardo l'esecuzione. Vabbè, però purtroppo, ripeto, è una questione e di... Quelli, scusa, e quelli invece che guardano le aperture, lo specchio lì, e loro si girano al contrario, è perché non voglio guardarmi allo specchio. Sì, perché si vergognano. Perché si vergognano a guardarsi nello specchio, ma ci sono delle cose. Comiche. Un giorno faremo un video di queste cose comiche. No, dobbiamo farlo. Perché ci sono di quelle cose che io devo raccontare. Che facciamo, voi... Però lo facciamo in palestra. Sì. Perché... Facciamo anche l'imitazione. Esatto, no, bisogna farvi vedere. Perché senza la scena così com'è non rende. 40 anni di palestra, cioè, ho visto delle cose che voi non potete neanche immaginare. Io ogni giorno, nonostante i 40 anni, ogni giorno ne vedo una che mi sciocca sempre di più. C'è sempre un pezzo in più che mi manca. C'è gente che fa... Cioè, ormai non mi sorprendo più di niente, no. Tutti i giorni riesci a sorprenderti. Riuscite a sorprendere, cioè siete fantastici. Sì. Gente che fa le cose al contrario. Cioè, dice, ma sugli attrezzi, com'è possibile? C'è gente che si mette lì, guarda l'attrezzo, perché tu non capisci cosa deve fare. Sì, invece di tirare giù, a studiarlo. Poi dopo, quando pensa di aver capito cosa deve fare, vanno via. No, se vanno via perché alla fine dicono, mi faccio una figura di merda perché non so come funziona. Piuttosto che chiedere o investire quei 50 euro. Ma fatti vedere, esatto. E va bene, ragazzi, però è così. Comunque, ritornando al discorso di prima, perché ci siamo persi, allora, quante volte ci si allena durante la settimana dipende da tanti fattori, per cui sta al vostro preparatore oppure personal trainer o coach, chiamatelo come volete, che vi fa una programmazione in base ovviamente alle vostre esigenze, alle vostre problematiche, al vostro tempo, eccetera eccetera. Poi ognuno di noi ha necessità diversamente di recupero, per cui farà più o meno, non so, un allenamento alla settimana, due, tre, tutto il corpo 10 volte, eccetera. Dipende da tanti fattori. Esatto. Poi, non ci sono delle... Alcuni dicono ci sono delle linee guida. Io direi che non esistono le linee guida. No, dipende. Mi dispiace. Dipende.
bisogna adattarle, ma come tutto nell'allenamento, non ci sono linee, ci sono teorie, sono tutte teorie che poi a volte vengono smitizzate perché dipende da come siamo fatti noi, da milioni di varianti. Quindi siccome non siamo fatti tutti uguali, bisogna essere in grado di riconoscere quella variante che certo. Funziona per noi, no? Come sull'alimentazione. Stesso non c'è una dieta che va bene per tutte, vanno tutte bene, vanno tutte male. Certo, dipende anche lì da tanti fattori. Dipende da come reagisce il vostro corpo, da mille cose. Quindi è tutto molto individuale e soggettivo, verissimo. Sono pienamente d'accordo con te. Esatto, meno male. Va bene, ragazzi, noi dobbiamo prepararci in palestra. Adesso domani non diciamo che. No, esatto, meglio di no. No, facciamo una cosa divertente, speriamo. Di sopravvivere. Io se non ci vede più. Spero di sopravvivere. È colpa di un qualcuno che c'è. Io non so. Spero di essere qua ancora fra due giorni. No, va bene, lo diciamo. Domani andiamo, l'abbiamo fatto anche detto durante la diretta di ieri su Instagram. Se l'avete vista, se la siete persa, andate sulla mia pagina Instagram e andremo a Livorno. A Livorno a incontrare un campione italiano di strongman, Francesco Gioia. Ciao Francesco. Ciao. Ha deciso che faremo uno scambio di allenamenti, cioè lui e la sua compagna faranno un allenamento da bodybuilder e noi faremo un allenamento da strongman adeguato alla mia età. Si salviti chi può, ragazzi. Se sopravviviamo siamo bravi. Ma non lo so, io mi sono già un po' preoccupato perché con tutte quelle cose che fanno bello, divertente. Non c'è una cosa che ti piacerebbe fare del Tutto, io voglio provare tutto. Il problema è che sono tante cose che oggettivamente io. Per esempio, c'è una cosa che non puoi fare assolutamente. Sì, piacerebbe tanto farla, ma non posso perché non posso abbracciare la palla così. Però. Il trasporter mi piacerebbe fare. Il trasporter è bellino. Però ci vuole una bella schiena, Gambe, schiena, tutto. Vedremo. Vi faremo sapere, se non ci vedete più sappiate che siamo morti in una sala di Livorno. E ragazzi, è stato bello, un piacere sempre stare con voi. Vi salutiamo. Saluti e... L'importante è allenarsi.